Dopo aver presentato il 15 gennaio scorso la nuova maglia da gioco con lo sponsor sociale La Rondinella, il Calcio Corridonia del presidente Sandro Procaccini prosegue l'attività di sensibilizzazione contro le dipendenze, denominata Usa la testa, fai squadra contro la droga. In questa occasione la società ha promosso una mostra inaugurata lo scorso 10 aprile presso la chiesa di San Francesco a Corridonia con le opere realizzate dagli alunni della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo Manzoni. Usa la testa, fai squadra contro la droga. Questa è una bella iniziativa promossa dal Calcio Corridonia e dall'Associazione La Rondinella. Ne parliamo con il sindaco del comune di Corridonia, la signora Nelia Calvigioni. Una bella iniziativa che vuole avvicinare i giovani contro l'uso di sostanze stupefacenti e a favore dello sport. Sì, è un'iniziativa quale prevenzione del disagio giovanile che ormai viviamo tutti i giorni. È una bellissima iniziativa che il Comune ha preso parte insieme anche all'Istituto Comprensivo Manzoni, la scuola media, per fare prevenzione fin dalla prima età dei 12, 13, 14 anni, per far capire ai ragazzi qual è il grande problema della società odierna, le droghe. E per questo l'abbiamo invogliati nel concorso per disegnare la maglietta della squadra della società, la prima categoria di Corridonia. Certamente abbiamo messo nelle loro mani delle matite e dei colori, ma nel momento che andavano a realizzare questi lavori era importante perché dovevano immaginare qual era il problema che oggi la nostra società affronta, il disagio, la droga, ma anche un disagio dei giovani che purtroppo tante volte noi adulti non riusciamo a comprendere. È un'iniziativa che sicuramente nel tempo ci darà forse sicuramente. Credo, voglio crederci, dei giovani più responsabili a quando incontrerà il mondo della droga per poter poi combatterlo e essere loro i grandi portavoci di dire no alla droga. Il Calcio Corridonia entra nella scuola e lo fa con una bellissima iniziativa che ha coinvolto oltre 75 ragazze dell'Istituto Manzoni. Ne parliamo con l'assessore alla cultura, l'avvocato Massimo Cesca del comune di Corridonia. Un'iniziativa, dicevamo, particolare, brillante, che ha saputo avvicinare i giovani a questa difficile realtà, qual è quella della droga, appunto. Sì, a mio avviso l'iniziativa è meritevole sotto un duplice aspetto, sia nel merito, in quanto comunque c'è stata questa capacità di trattare un tema delicato come quello comunque dell'uso di sostanze stupefacenti in maniera esemplare. E i disegni di oggi lo testimoniano proprio come i ragazzi sono riusciti a trasmettere dei messaggi molto più incisivi di quanto non saremmo riusciti a fare chiunque di noi, esperti o non. Ma poi a me piace molto sottolineare anche l'aspetto di metodo, cioè perché il problema è che spesso ci sono delle categorie che non riescono assolutamente a comunicare tra di loro, per cui sport, sociale, mondo della cultura. E invece in questa iniziativa si è riusciti, forse per la prima volta a Corridonia, a creare proprio una sinergia tra più realtà, quindi la Rondinella che lavora nel campo della prevenzione, quindi nel campo sociale, il mondo dello sport con la squadra di calcio e il mondo della cultura per eccellenza forse come può essere l'istituto scolastico. Queste tre realtà che sono riuscite a collaborare appunto in maniera sinergica per un obiettivo comune. E, ripeto, quindi a me sembra estremamente interessante da sottolineare quindi sia il lavoro ma forse ancora di più il metodo e l'organizzazione che ha portato poi al risultato finale. Il signor Carlo Pieroni è il vicepresidente del Calcio Corridonia, una bella iniziativa questa voluta dalla vostra società in collaborazione con l'Associazione La Rondinella. I ragazzi dell'Istituto Manzoni sono stati protagonisti. Tutti i bambini hanno aderito con entusiasmo a questa iniziativa e hanno prodotto anche dei bei disegni. Io devo ringraziare la scuola che ci ha dato un grosso contributo, che ha sposato questa causa. La Rondinella soprattutto perché è quella che diciamo, è la fautrice di tutti questi incontri e l'amministrazione comunale. Come società sportiva noi siamo molto sensibili a queste storie perché riteniamo che il calcio possa fare da deterrente contro i bambini con la droga. Quando un ragazzo è impegnato nello sport molto probabilmente non cade in queste trappole della droga. Ce la mettiamo tutta, siamo tutti padri di famiglia, quindi collaboriamo a qualsiasi iniziativa di questo scopo.
La mostra è stata organizzata con il patrocinio del Comune di Corridonia e grazie alla straordinaria collaborazione della dirigente, la signora Giacomozzi, e alla disponibilità della collaboratrice vicaria, la professoressa Alessandra Albucci, dell'Istituto Manzoni, grazie alle quali tre classi di giovani studenti hanno trattato nel corso di questi mesi e sotto l'attenta guida delle loro insegnanti il tema delle varie tipologie di dipendenze. La professoressa Alessandra Albucci dell'Istituto Manzoni è collaboratrice vicaria, quindi tanti ragazzi hanno partecipato, hanno aderito a questa bella iniziativa che coniuga la passione per lo sport, quindi i sani valori per lo sport, con i sani valori che ci sono anche nel mondo della scuola. È vero, noi abbiamo avuto proprio il piacere di aderire a questa iniziativa che poi è stata una sinergia di forze, perché l'associazione sportiva, il comune, la scuola eccetera, proprio perché abbiamo ritenuto opportuno come scuola, quindi come agenzia educativa di primaria importanza, uscire dalla nostra autoreferenzialità, quindi relazionarci con il territorio e poi come diceva lei giustamente, coniugare questi due valori dello sport e anche la prevenzione verso quelle che sono le dipendenze, in modo particolare la droga. Il signor Silvano Pisacane è il presidente della giuria di questo particolare concorso, Usa la testa, fai squadra contro la droga. Un titolo particolare, un titolo che ha saputo coinvolgere tantissimi ragazzi che davvero hanno creato slogan positivi. Hanno creato slogan positivi e oltretutto è stato molto difficoltoso scegliere i vincenti, ossia i migliori. Perché tutti sono stati bravi, ognuno hanno dato il meglio ai loro stessi. Sinceramente per me è stata una grossa fatica. C'è stato anche qualche, non discussione, però dei contrasti da parte della giuria, perché logicamente, no che ognuno tiene per questo o per quella, però siccome erano talmente belli e talmente con delle frasi molto impegnative sul fattore droga, che però qualcuno dovevamo scegliere e siamo ricaduti su cinque disegni, nella speranza che sia quelli giusti e nella speranza che questi ragazzi non ci deluda, perché sai, vedere una cosa scritta da un ragazzo e poi te la ritrovi nella mente e te lo rivedi da grande. Questo è il mio motto. Io sto sostenendo la rondinella all'Atere economicamente, perché ci vedo che il paese Corridonia è un paese molto laborioso e molto tentato, dove c'era molti soldi e molto tentato la droga. E io ho avuto sempre il sentore di una disgrazia familiare quando un figlio ti capita nella droga. E questo non lo auguro a nessuno, in particolar modo mi auguro che da questo momento di oggi che sia un momento di partenza per una eliminazione totale di questo. Il signor Gaetano Angeletti è il presidente dell'associazione La Rondinella, che ha collaborato con il Calcio Corridonia per realizzare questa iniziativa davvero molto particolare, Usa la testa, fai squadra contro la droga. Intanto vogliamo ricordare come mai è nata questa associazione che lei presiede. L'associazione è nata 4 anni e mezzo fa, l'abbiamo fondata io e mia moglie a seguito della scomparsa di mio figlio, che è morto per un'overdose di cocaina. E noi, anziché rinchiuderci nel nostro dolore, abbiamo voluto dare una mano a quanti hanno questo problema drammatico che sta aumentando di mese in mese. La Rondinella è composta da 60 operatori volontari che si sono formati con 5 corsi formativi di accoglienza e di ascolto profondo. Tra questi 60 volontari, che io, a me piace chiamarli 60 candele accese sul cammino della speranza. E tra questi 60 volontari ci sono 7 insegnanti delle superiori, un preside delle scuole medie, 3 avvocatesse, 5 psicologhe, abbiamo un diacono, un prete, una suora, un ingegnere e 2 commercialisti, più gente di buona volontà che si spende per gli altri. Successivamente hanno avuto modo di esercitare la loro fantasia e creatività elaborando disegni, frasi e slogan che sono stati esposti in chiesa.
Al termine della manifestazione sono stati premiati 5 lavori considerati più meritevoli, il più rappresentativo dei quali verrà stampato sulla maglia del portiere della squadra del calcio Corridonia come ulteriore messaggio di vicinanza ai giovani. Il primo premio assoluto è andato a Rebecca Cicconofri.